Buongiorno a tutti e bentrovati a questa nuova live sulla fanpage gerardopaterna.com. Allora, siamo sicuramente pronti al riavvio delle attività. Ci sono un po' di chiarimenti, insomma, ancora che stiamo aspettando, no? Su come gestire i clienti, insomma, se dare loro la possibilità di visitare gli immobili o meno, quali misure prendere per la sicurezza di tutti, insomma, sono informazioni che via via arriveranno. Oggi vorrei invece parlarvi di come è cambiata, insomma, la ricerca di casa dopo questi 2 mesi di reclusione, e lo faremo con la dottoressa Lara Zucchini, psicologa. Parleremo invece anche dei contratti a distanza, se è possibile vendere casa senza visitarla fisicamente. Quindi parleremo con l'avvocato Floriana Branca, che ci darà alcune indicazioni utili. Parleremo di un sacco di altre cose, no? Di come sta cambiando il modello agenziale, dell'importanza della collaborazione, dell'esperienza anche di gestione aziendale in questo periodo complicato con Roberto Barbato di Frame. Però, insomma, via via cominciamo a presentare i nostri ospiti. Quindi, insomma, in ordine di apparizione, per come li vedo io, ecco qui Lara Zucchini, ben arrivata, grazie Lara. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua. Buongiorno, Poi abbiamo Roberto Barbato, eccolo, collegato ciao Gerardo, buongiorno a tutti. da Roma. Quindi Lara Zucchini da Crema, Roberto Barbato da Roma. E invece abbiamo l'avvocato Floriana Branca, che non ricordo se è collegata da Savona o da Loano. Buonasera, buonasera a tutti e buonasera agli altri partecipanti. Ecco, tu sei collegata da Savona o da Loano in questo momento, Da Floriana? Savona, in questo momento sono a Savona, sì. Perfetto, bene. Allora, intanto cominciamo a salutare un po' di persone che si sono collegate. Maria Laura Tresoldi, Loreto Di Nucci, ciao Loreto, Oreste Santoro, Andrea Martini, e insomma via via stanno arrivando un po' tutti. Allora, c'è una ricerca di casa.it che in qualche modo ci guiderà durante questa puntata, durante i prossimi minuti, e vorrei farvi vedere via via un po' di slide, quindi un paio di minuti. Allora, tiro giù Barbato un attimo, non te ne avere a male, così No, faccio no, passare alle slide. ti capisco. Ok, grazie. Allora, secondo casa.it, ok. Il coronavirus di fatto non ferma la ricerca di casa. Infatti pare che il 62% di chi ha partecipato a questa indagine che sta cercando casa afferma di non aver cambiato quindi l'intenzione di acquisto a causa del Covid. Quindi questo è un dato positivo. Ma c'è di più. Qui abbiamo praticamente il 17% di chi cerca una casa in vendita è ancora più motivato dopo il periodo di lockdown, no, in questa ricerca di casa. Quindi anche questo è un elemento interessante che fa ben sperare. Poi c'è un altro dato che volevo evidenziarvi, se riesco a farlo, che è questo. Allora, ecco. Cosa importante, come è cambiato il nostro rapporto, no, in relazione alla casa? E pare che, insomma, ci sia il 60% di chi sta comprando chi che vorrebbe comprare casa sta va valutando e valuterà case con giardino privato, con terrazzo, case più luminose, case più grandi, case con 2 o più bagni e via dicendo. Quindi, insomma, una certa rivoluzione rispetto agli spazi angusti in cui molti si sono trovati a vivere in queste settimane. Questi sono dati che in qualche modo guideranno la nostra chiacchierata di oggi. C'è un altro dato che è emerso poi dalla ricerca di casa.it, che riguarda un segmento di clienti che sono particolarmente evoluti. Infatti pare che ci sia il 32% dei clienti che cercano casa che adotteranno d'ufficio la visita virtuale come prima visita, cioè
non ci sarà il solito primo giro turistico, ma la prima visita verrà fatta da remoto, per loro scelta. E addirittura c'è un 4% di questi clienti, un numero esiguo però interessante come fenomeno, che sono disposti a comprare casa anche non vedendola fisicamente. Quindi insomma parleremo anche di questo aspetto crescente. Lara Zucchini, allora, intanto Lara è psicologa del benessere, lavora col team di Luca Mazzucchelli ed è responsabile anche del progetto Wow Experience, quindi come rendere gli ambienti di lavoro più funzionali e gradevoli per i clienti che poi devono in qualche modo transitarci, ma anche chi lavora in tali ambienti. Volevo un po', per la tua esperienza raccolta, ecco, in queste settimane, come è cambiata secondo te così il rapporto che abbiamo vissuto con la nostra casa? Altro che. Allora, tutto quello che hai detto correttissimo, Gerardo, ti ringrazio. Sì, il rapporto con la nostra casa in questo momento è più importante che mai, perché non siamo mai stati abituati a passarci così tanto tempo, e soprattutto per chi non vive solo, ma con altre persone, con tutte queste persone contemporaneamente. E proprio in questo periodo quello che più sentiamo, ok, perché la casa in realtà ci rappresenta molto, è un po' la nostra divisione tra l'esterno e l'interno, è quello che ci permette di sentirci al coperto, al sicuro, e ha a che fare anche con i nostri tratti della personalità non differenti, tanto che di solito quello che noi mettiamo all'esterno, cioè quindi più verso la sala, la cucina, quindi gli ambienti che vedono anche le persone che vengono dal di fuori, i nostri ospiti, rappresenta un pochino di più le nostre parti più controllate, razionali. Invece teniamo più all'interno della nostra stanza, della nostra camera, quello che invece ci rappresenta di un po' più intimo, che a volte ha più a che fare invece con i nostri tratti un pochino più nascosti, che a volte non abbiamo piacere a far vedere a tutti. E proprio in questo momento quello che io ho visto sia con i miei clienti che continuo a vedere online è proprio un po' una difficoltà a ritagliarsi degli spazi in casa, ma anche un'insoddisfazione nei confronti della propria casa. Chi ha la fortuna di avere spazi all'aperto non se li gode come dovrebbe. Al contrario, invece, chi non ha questa fortuna inizia a sognare il tipo di casa che vorrebbe, tanto che la ricerca che hai fatto vedere nelle slide, caspita, assolutamente vero, mi accorgo tantissime persone con le quali parlo o in questo momento vogliono un po' rivedere casa, perché stando tanto tempo a casa uno si rende conto che ha bisogno un po' di cambiarla per il proprio stato d'animo, per come sente di essere, e quindi vuole un pochino rimodernarla. Ci sono persone che in questo momento hanno cambiato proprio gli spazi e gli assetti, e c'è chi sogna pensando, ok, no, però una casa del genere non può fare per me, non posso stare qua tutto questo tempo, e soprattutto con l'idea che è successo quello che è successo e quindi siamo tutti costretti a casa, caspita, c'è il pensiero che se avrò mai una casa diversa e se ho in progetto di poterla acquistare, alcune cose diventano prioritarie, anche proprio per la nostra persona, perché il legame con lo spazio ha a che fare anche proprio con il nostro benessere, cioè in base a dove noi stiamo, che non è una banalità, ma è proprio vero, e anzi ci sono tutte dei riferimenti in ambito scientifico. L'idea è proprio che dove noi siamo, da quello di cui siamo circondati, proprio da un punto di vista fisico, può assolutamente andare a modificare quello che noi percepiamo da un punto di vista di benessere. Quindi può influenzare il nostro stato d'animo, può influenzare le nostre performance. C'è chi adesso è abituato a lavorare da casa. Io ad esempio sono una di queste, cioè lavoro da casa tutto il giorno, tutti i giorni. E cambia tantissimo, può cambiare proprio la tua performance, quanto produci, perché l'ambiente va a agire anche sulla nostra cognizione, quindi sì, ci rende più o meno produttivi. E poi insomma è sempre lo spazio del relax, e in questo momento riuscire a dividere tra lo spazio in cui lavoro e lo spazio in cui mi rilasso diventa ancora più difficile. Quindi insomma direi che il rapporto con la nostra casa in questo momento è diventato veramente prioritario. Certo, ti ringrazio Lara, poi parleremo un po' dello stress che è registrato da parte di tutti i lavoratori in modalità smart, ecco, li fai sedere in poltrona ovviamente quando fai le tue video call con loro. Sì,
Allora, adesso le aziende si possono occupare poco dei loro dipendenti in questo ambito, quindi non sempre hanno la possibilità di far fare videochiamate, e per lo più sono le persone che in questo momento si stanno occupando di loro, lo fanno più per la loro sfera personale anziché lavorativa. Ok, allora prima di passare a una domanda specifica nei confronti di Floriana Branca, volevo subito salutare un bel po' di persone che sono collegate: Matteo Mogavero, Danilo Aiello, Armando Sacco, Giuseppe Mugliero, Oreste Santoro, Pietro Tedeschi, Leonora Versa, Filippo Stimolo, Barbara Mazzoni, insomma siete veramente tanti. E c'è Loreto De Nucci che fa subito una domanda a bruciapelo a Roberto Barbato e chiede, dice, forse per una minore densità insomma di accesso alle persone, con l'MLS potremmo rinunciare ad accompagnare i clienti acquirenti? O dovremmo rinunciare ad accompagnare i clienti acquirenti? Insomma, qui Loreto ti vuol chiedere, insomma, se grazie all'MLS in qualche modo potremmo accorciare un po' il percorso tra il cliente acquirente e la sua prossima casa. Sì, sicuramente sì. Conveniva sì, allora, sicuramente... No, Floriana, Floriana. Rivedere tutto. Aspetta, cioè, ho fatto una domanda a Roberto, da te arrivo dopo. Grazie. Roberto, scusami. Sì, dicevo, sicuramente sì. Ah, scusa, mi è andato via l'audio un attimo, ho frainteso. Domanda, scusa, perdonatemi. Okay. Avremmo dovuto farla anche prima, una maggiore prequalifica degli acquirenti. Questa è una questione di ottimizzazione. L'MLS ci aiuta perché ci mette a disposizione, già fa un'attività di incrocio, di matching tra quelle che sono le richieste e tra quelle che sono gli immobili. Poi l'attività dell'agente immobiliare è di selezionare, capire bene poi quelle che sono le caratteristiche della ricerca dell'acquirente, fargli vedere già del materiale fotografico, virtuale, cioè in maniera tale da arrivare, e aggiungerei anche verificare la parte finanziaria, perché è inutile che portiamo a vedere clienti case da 500.000 euro e magari possono comprare fino a 300.000, quindi anche una prequalifica del cliente, delle caratteristiche, ma anche finanziaria. E poi dopo, in ultima analisi, si può portare, io penso che una volta almeno bisogna portarlo. Noi adesso, non voglio anticipare la domanda, ma stiamo introducendo anche un'app che permette, quando il cliente fissa l'appuntamento, può chiedere di fissare l'appuntamento sul posto o anche un appuntamento virtuale video, che l'agente immobiliare l'accompagna nella visita dell'appartamento. Quindi sicuramente sì, si può fare, ed è un lavoro che ottimizza il tempo, ottimizza tutto. In questo particolare momento, anche il rispetto delle distanze sociali. Ok, allora mentre stiamo aspettiamo che Floriana, che ha dei problemi di connettività, insomma, rientri tra noi, approfitto subito di Roberto, ti sei scaldato, e quindi volevo chiederti un punto di vista un po' come imprenditore, no? Come hai vissuto questa emergenza Covid, soprattutto nei primi istanti, e come hanno reagito anche i tuoi colleghi, i tuoi collaboratori? Ma devo dire che un po' forse come tutte, i primi due giorni è stato un momento un po' di confusione, ci toglievano dall'ufficio, ci toglievano dall'attività, voglio dire, l'abbiamo vissuto un qualche cosa un po' così. Poi c'è stata una grande sorpresa, perché sia da parte anche di tutto il team, ma penso di tutti gli operatori, abbiamo scoperto questi nuovi strumenti di collegamento, questi nuovi strumenti di lavoro. Poi collegate all'MLS abbiamo il supporto, perché io confermo anche l'analisi fatta da casa.it per quanto riguarda la continua ricerca. Noi abbiamo avuto gli stessi, nel mese di marzo abbiamo avuto le stesse ricerche che abbiamo avuto nel mese di marzo dell'anno precedente. Quindi ci siamo sorpresi anche di queste, quindi effettivamente la ricerca continua. È logico che il supporto informatico, il supporto dell'MLS, che ci arrivavano continuamente gli incroci, ci ha mantenuto attivi su quella che è l'attività. Abbiamo ripreso un po' coraggio, abbiamo scoperto che questi sistemi informatici ci hanno fatto affacciare comunque sul mondo nell'ambito delle attività.
Ecco, secondo te cosa resterà in eredità agli agenti immobiliari di tutta questa ondata di digitale che insomma abbiamo fatto una scorpacciata un po' tutti in questo periodo? Cosa resterà poi alla fine? Io penso molto, non solo agli agenti immobiliari, ma penso a tutti. Abbiamo vissuto nelle famiglie, l'unico modo per poter uscire era uscire attraverso i collegamenti del computer. L'abbiamo visto con i bambini a scuola, con gli esami, abbiamo visto esami di laurea. Noi abbiamo fatto benissimo una formazione, poi abbiamo abbracciato la nostra politica di fare una formazione non solo interna, ma abbiamo deciso di coinvolgere gli agenti immobiliari, tutti gli agenti immobiliari anche delle singole agenzie che non partecipavano al nostro gruppo, giusto per mantenere attivo il settore e il coinvolgimento. Quindi rimarrà moltissimo. Ok. Allora, Lara, abbiamo un problema serio con Floriana, speriamo ci arrivi, si riesca a collegare in qualche modo, andiamo avanti. Lara, allora, parliamo delle agenzie immobiliari. Allora, questi agenti adesso riapriranno le loro attività il giorno 4 tra mille incertezze, no, su cosa potranno fare e cosa no, però vorrei che tu dessi loro qualche suggerimento anche per il futuro, insomma, per capire come mettere a frutto gli spazi, il tipo di accoglienza, il colore, anche la parte estetica dei loro uffici, per renderla più appetibile nei confronti della clientela. Sì, Gerardo, perché dobbiamo dire che noi con il nostro progetto di psicologia dell'ambiente della Wow Experience ci occupiamo proprio di questo. Intanto sei tornata, Floriana, ciao. Ci occupiamo di questo, nel senso che dal momento in cui quello che conta è l'esperienza che vive il cliente e non soltanto quello che noi gli offriamo, anzi tante volte a influenzarlo e a farlo comprare proprio da noi è l'esperienza che sta vivendo insieme a noi anziché il prodotto che gli stiamo offrendo. Cioè diventa più propenso grazie a quello che noi gli stiamo offrendo lato esperienziale, e in questo anche l'ambiente dentro il quale noi li accogliamo può esserci d'aiuto. Mi rendo conto che quando tutto tornerà come prima è impossibile, ma quando tutto tornerà un po', diciamo, quantomeno dal vivo, sicuramente ci saranno tutta una serie di attenzioni a cui dovremo fare caso e che cambieranno anche, credo, la vendita, no, di ogni immobiliare, insomma, cambia completamente tutto. Allora noi che cosa possiamo fare in questo contesto, ma anche nella norma, per poter far sì che l'altro si senta quanto più possibile a suo agio? Perché già io immagino, questo lo chiedo a te Gerardo perché non lo so, ma io immagino che già principalmente un po' la sensazione di base del cliente, spesso quando ha qualcuno di fronte che deve vendergli qualche cosa, è un po' la paura di essere fregati. Cioè vi capita spesso di andare incontro a questo oppure è una cosa rara? No, assolutamente. Diciamo che c'è la naturale diffidenza, esiste, ecco, quindi. Esatto, soprattutto quando a trarre beneficio della mia vendita è qualcun altro, no? E quindi io sono ancora più attento al fatto che lui, porca vacca, faccia di tutto pur di vendermela. Si può dire porca vacca online? Sì, Roberto? Sì. Sì, sì, vai Lara. Ok. Lara, permesso. Ok. E quello che conta è anche riuscire a far stare bene il proprio interlocutore, il proprio cliente, a partire dall'ambiente, prima che anche da come ci si pone, anche perché poi fondamentalmente è quello cui il cliente è interessato in quel momento, no? Cioè andrà a scegliere quello che è l'ambiente dove lui vuole stare. Quindi come possiamo fare per aiutarci con le nostre pareti del nostro luogo per poterci aiutare a vendere all'altro? Allora, senza dubbio, il fatto di giocare sui colori, come dicevi tu Gerardo, è vero. L'idea non è che adesso dovete completamente cambiare la vostra sede, questo no, però avere delle accortezze in più, questo sì. Tra l'altro sentivo anche che si parlava di plexiglass e cose del genere. Il rischio in questo caso è di aumentare la distanza e la freddezza percepita. Sì. Quindi il consiglio è, se ad esempio avete pareti tutte bianche, la sensazione è quello di che ci sia un po' di sensazione di freddezza, di cose asettiche, e invece noi dobbiamo fare in modo che l'altro si senta da noi accolto e che il suo livello di tensione, anche perché diciamolo che comunque dovrà investire anche dei soldi, quindi assolutamente anche non è mai completamente sereno,
se non in qualche raro caso. E quindi accoglierlo all'interno di un ambiente che abbia delle tonalità neutre e non troppo forti. Di solito si gioca sul rilassamento con saturazioni non alte ma più basse, quindi tonalità che siano un po' neutre in questo caso, e con colori che vadano un po' a... ci sono, ogni colore dà una percezione diversa in base a come viene utilizzato e come viene associato agli altri. L'idea è che tutto quello che voi avete all'interno della vostra stanza possa essere tra sé, se è coerente. E un'indicazione che può essere utile è quella di utilizzare delle piante, cioè degli elementi naturali, non solo piante in realtà, ma anche elementi in legno, elementi che richiamino un po' il senso della natura, perché è un dato comprovatissimo che noi stiamo meglio quando siamo in contatto con la natura, perché dall'evoluzione noi ci avvicinavamo agli elementi naturali con avvicinamento, esplorazione, e quasi ci rigeneravano, perché dentro l'ambiente naturale noi non dobbiamo ricercare alcune informazioni, quindi la nostra cognizione non va a sforzarsi. Okay. E quindi ecco qualche indicazione in questo senso. Allora, vediamo un po' che succede. Floriana, hai un problema con... ecco, infatti, l'avvocato oggi non è dei nostri, mi sa. Proveremo a contattarla adesso telefonicamente. Floriana, guarda, sì, speriamo di sì, dai. Se dovesse cadere, la connessione. Okay, se dovesse cadere, eventualmente ti chiamo al telefono e collego il telefono al microfono. Ecco, quindi va bene, d'accordo. Andare così. Lara, intanto grazie. Passiamo a Floriana Branca. Allora, queste case, ci sono dei vincoli giuridici per cui non si possono acquistare case senza vederle fisicamente? No, allora, è chiaro che pur nonostante stiamo vivendo un periodo di forte emergenza, e come dicevo prima, facendo l'intervento nel momento sbagliato, comunque dobbiamo un po' ripensare tutto quello che è stato il nostro modo di concepire la contrattualistica fino ad oggi. Di fatto però degli interventi normativi che siano andati a modificare l'impianto originario del nostro codice civile o comunque delle leggi attualmente vigenti nel settore immobiliare non ci sono state. Quindi la risposta alla tua domanda è che attualmente per la conclusione del contratto valgono sempre le regole che conosciamo prima, ovvero un contratto è validamente formato quando c'è l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quindi necessariamente la forma scritta se si tratta di immobili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io acquirente decido di acquistare una casa pur non avendola vista fisicamente, ma avendola vista soltanto tramite un tour virtuale, è chiaro che comunque io ho visionato l'appartamento, quindi so cosa sto comprando, pur non avendolo potuto fare fisicamente, l'accordo sull'oggetto del contratto è stato raggiunto in questo senso. È chiaro che laddove poi l'oggetto effettivamente non rispondesse alla descrizione che ne è stata fatta durante il virtual tour o presentasse dei vizi, è chiaro che in questo caso intervengono sempre le garanzie di legge che assistono i contratti di compravendita in materia di vizi formali ed evizione, cioè vizi di diritto, e quindi il contraente, laddove si trovasse di fronte ad un oggetto che non era quello che sperava, potrà comunque sempre far valere la denuncia dei vizi e chiedere la risoluzione del contratto. Ok, Floriana, scusami, volevo sintetizzare questo aspetto. Allora, diciamo che è possibile acquistare casa a distanza senza visitarla fisicamente? Sì, no? Sì. Sì, perfetto, ottimo. So che però ci sono delle condizioni di sicurezza, dei consigli da dare anche in ambito di contrattualistica, che si tratti di proposta di acquisto, che si tratti di eventualmente un preliminare di compravendita, ci sono alcuni accorgimenti che però devono essere seguiti secondo la tua esperienza. Ricordo a tutti che Floriana Branca è un avvocato specializzato nel settore immobiliare, che è anche docente per FIMA Italia, ecco, quindi insomma non è, diciamo, la sua prima esperienza in ambito immobiliare. Puoi darci qualche indicazione pratica su cosa possiamo inserire nelle proposte di acquisto più che nei preliminari per metterci eventualmente a vento, così nell'ottica di eventuali contestazioni future? Sì.
Sì, assolutamente. Come Grazie. dicevo prima, l'impianto fondamentale del codice delle leggi speciali collegate non è stato cambiato. Quindi, però questo non vuol dire che, atteso il momento particolare che stiamo vivendo, come dicevi giustamente tu, non possiamo cautelarci a monte inserendo delle clausole ad hoc che possano tutelare le parti, ma anche l'agente immobiliare che interviene nella trattativa. A mio avviso i tipi di clausole che possono essere inserite sono di vario tipo, ma due sono fondamentali. Uno riguarda la possibilità di visionare poi fisicamente l'appartamento, se e quando questo sarà possibile prima della compravendita. L'altro aspetto riguarda il diritto alla mediazione dell'agente immobiliare. Per quanto riguarda il primo aspetto, io suggerirei a un mio cliente di apporre una clausola speciale nella quale le parti concordano un termine che possa essere eventualmente anche perentorio, entro il quale l'acquirente deve visionare l'appartamento fisicamente. Decorso infruttuosamente questo termine, quindi la responsabilità della mancata visione dell'appartamento rimane a carico rimane chiaramente a carico dell'acquirente, perché il compratore mette a disposizione l'immobile per una visione fisica ed è a questo punto l'acquirente che non si attiva per visionare appunto l'appartamento. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo innanzitutto appunto introdurre un tipo di clausola di questo genere. Ma può anche darsi che le parti concordino un termine per la stipula della compravendita, ma che entro questo termine non sia possibile, perché esiste un impedimento di legge, che l'acquirente si rechi fisicamente sul luogo per vedere l'appartamento. Anche questo tipo di evenienza deve essere, secondo me, adeguatamente prevista e contrattualizzata da parte dei contraenti, proprio per evitare che poi in futuro possano sorgere delle contestazioni, soprattutto relativi, come dicevo prima, agli eventuali vizi dell'immobile, perché è chiaro che la descrizione che viene fatta in modo virtuale dell'appartamento è sicuramente una descrizione rispondente il più possibile alla realtà dei fatti, ma è anche ovvio, come sappiamo tutti, che la visione fisica di un appartamento molto diversa di una visione virtuale, innanzitutto perché stando dentro l'appartamento si possono percepire in maniera esatta gli spazi, si possono percepire tanti elementi che magari tramite una visita solo virtuale vengono magari supposti, ma non vengono poi effettivamente percepiti in maniera reale. Quindi il primo accorgimento è quello di inserire delle clausole che stabiliscono, come dicevo prima a titolo di esempio, l'inserimento di una clausola ad hoc che disponga un termine prima del contratto di compravendita affinché l'acquirente visiti l'appartamento ed eventuali ipotesi in cui tale visita possa essere impedita, le eventuali conseguenze e se l'atto notarile possa essere comunque stipulato, quindi con una espressa accettazione da parte dell'acquirente, anche a prescindere dal fatto che l'appartamento non sia stato visionato. Quindi la responsabilità, tra virgolette, di questa scelta, come dicevo prima, viene spostata sulla parte acquirente. Ok. L'altro... Vai tranquilla. Sì, sì, brevemente dicevo il discorso che mi è capitato di affrontare anche in un recente intervento che ho fatto con dei tuoi colleghi, è stato appunto quello del sorgere del diritto alla provvigione quando vengono conclusi dei contratti che poi per impossibilità sopravvenuta, quindi la normativa che è entrata in vigore in materia di divieto degli spostamenti, ha impedito poi effettivamente la conclusione del contratto, quindi la presa del possesso dell'immobile e l'adempimento del contratto vero e proprio. Ok. Allora, in questo senso, chiaramente, la domanda che mi è stata posta più frequentemente è stata quella da parte appunto dell'agente immobiliare, che mi ha chiesto se, nonostante lo scioglimento del contratto, una risoluzione anche consensuale che intervenga tra le parti, avesse comunque il diritto a percepire la provvigione. A mio avviso sì, perché comunque i diritti maturati dei terzi non devono, in buona fede chiaramente, non devono subire delle conseguenze a seguito di una scelta discrezionale delle parti. Perfetto,
Va bene, comincio ad arrivare domande. Grazie intanto Floriana, arrivano domande anche per te, ci sono domande anche per Lara, ma prima volevo restare in ambito di rete e chiedere a Roberto. Roberto, io so che in queste settimane tanti tuoi agenti immobiliari Frim hanno acquisito incarichi, preso anche qualche proposta di vendita grazie alla firma digitale e soprattutto parlando di trading, che è l'attività, una delle attività importanti che svolgete diciamo a livello di gruppo e che crea sinergie pratiche per la rete affiliata, anche col trading avete effettuato alcune vendite in queste settimane. Ci vuoi parlare di questa esperienza? Sì, l'esperienza del trading è un servizio che noi offriamo alla nostra rete perché ci siamo detto qualche anno fa perché non offrire anche prodotto, quindi appartamento. In questi ultimi anni abbiamo costruito e ristrutturato circa un 300 appartamenti caricati in piattaforme per la vendita. Vorrei un attimo tornare indietro per ricollegarmi anche alla domanda della visita, visionare o non visionare, ma come consigli in generale agli agenti immobiliari. Cosa succede quando vendiamo il nuovo? Il nuovo non c'è, l'appartamento non c'è. Però, guarda caso, chi tratta il nuovo è abituato a lavorare con più informazioni, un capitolato dettagliato dell'immobile, di che cosa viene fatto sull'immobile, piantine, rendering. Ecco, quindi forse ci dovremmo abituare in questo particolare momento e anche dopo, perché no? Perché comunque si selezionano le visite, si fanno tanti appuntamenti di vendita, finiscono per essere principalmente maturano nell'ufficio, perché completiamo, cioè perdiamo quella vecchia abitudine che l'agente immobiliare accompagna soltanto a visitare l'immobile e tutto si esplica lì nel sopralluogo dell'immobile. Quindi anche prima, quindi foto, piantine precise, un rendering, un capitolato preciso dello stato d'uso dell'immobile, eventualmente anche delle piantine, chiedere a degli architetti, spesso tanti colleghi lo fanno, mi fai un rendering, una piantina, come verrebbe ristrutturata, come verrebbe fatta, e spessissimo poi dopo sono coinvolti, il proprietario chiede di quell'architetto, chiede di quell'attività. Quindi dobbiamo modificare il nostro lavoro prendendo da esperienza proprio anche il settore del trading. Noi nel trading vendiamo la maggior parte degli immobili, che l'edificio non esiste ancora, quindi li vendiamo in piantina, ma è improprio dire solo in piantina, perché vicino ci sono tanti altri strumenti di accompagnamento. Quindi, quindi mi ricollego di nuovo al trading. Lo sviluppo immobiliare l'abbiamo inserito come servizio per la nostra rete, primo per dare prodotto, ma per far crescere le agenzie a trattare anche il nuovo, che in genere l'agente immobiliare possiamo dire che al 90% tratta l'usato, l'esistente, quindi questa evoluzione professionale, ma non solo, ma anche nella ricerca delle operazioni, perché tutte le operazioni che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto e sono arrivate dalla rete, quindi avvengono corsi di formazione, di aggiornamento, come viene analizzata un'operazione, quali sono i parametri, quali sono le caratteristiche, e ripeto, questo diventa una cosa bellissima perché c'è una crescita della professione, l'agente immobiliare impara anche a fare operazioni di sviluppo, a saper cercare, analizzare anche operazioni di sviluppo. Rimango un attimo sul trading, perché so che lo scorso anno avevate lanciato un bond da 1 milione di euro di raccolta in sostanza nel 2019, ma adesso siete ai nastri di partenza, ci avete preso gusto, con una nuova iniziativa per 6 milioni di raccolta, è giusto? Ricordo bene? Perché poi tutte le cose sono conseguenziali, abbiamo detto dalla rete, abbiamo preso le informazioni per le operazioni, l'abbiamo sviluppata, la rete fa le compravendite, noi non mettiamo ufficio vendite, ogni cantiere automaticamente di ogni agenzia, il nostro ufficio vendite non è sul posto, ma in ogni agenzia che aderisce alla piattaforma. Poi a un certo punto ci siamo detti, benissimo, perché non possiamo fare anche un'attività di crowdfunding con la rete? E quindi abbiamo emesso dei prestiti obbligazionari dove coinvolgiamo da un taglio minimo di 10.000 euro, operazioni che durano 3 anni, al tasso del 7%, quindi adesso a luglio abbiamo lo stacco della cedola e quindi
chi ha creduto, chi ha sottoscritto l'obbligazione prenderà il 7%. Quindi la rete, i loro clienti, gli operatori diventano anche investitori dell'operazione immobiliare che andiamo a fare e che dopo venderanno anche, si occuperanno anche di vendere. E tra virgolette preferiamo pagare gli oneri finanziari e gli interessi, preferiamo pagarli invece che alle banche, pagarle ai nostri affiliati, agli amici, ai clienti. Quindi è un circolo virtuoso che si viene a creare all'interno. Quindi il settore immobiliare lo completiamo e aumenta anche la percezione sul mercato che le case non solo le sappiamo vendere, ma le sappiamo anche costruire. Quindi ne conosciamo anche tutti bene gli aspetti strutturali e diventa tutta una conoscenza, un know-how che si diffonde all'interno del gruppo. Grazie, grazie. In bocca al lupo allora per questa raccolta. Allora, abbiamo una domanda per Lara Zucchini. Allora, siamo al riavvio delle attività e ci chiede Loreto Di Nucci come gestire l'eventuale timore o paura sia del cliente acquirente che deve andare in una casa che non sa quanto è sanificata, ma sia per il proprietario di casa che deve ricevere clienti, quindi persone strane, in casa propria. Ci sono alcuni accorgimenti, al di là, voglio dire, delle norme previste da un punto di vista psicologico da poter mettere in campo per attutire un'eventuale resistenza alle visite? Lara, mi senti? Lara? Sì, ti sento forse dopo, però sì, ti sento. Ok, perfetto. La domanda l'hai colta? Non ho capito se fa riferimento a questo momento in particolare o in generale. No, a questo momento in particolare. Ok, ok. In questo momento al dover accogliere in casa qualcuno e caspita, è anche per l'altro che va in casa di un'altra persona. Cioè c'è il sentimento di insicurezza sicuramente alla base un po', no? Di questo. E secondo me in questo caso è importante riuscire a rassicurare entrambe le parti. In questo, secondo me, è essenziale mantenere ancora di più tutte le distanze, ma essere anche voi i primi magari a portarvi dietro i dispositivi per riuscire a far sì che anche laddove il cliente o anzi chi accoglie in casa non li abbia, siate voi a munirli in modo tale che la persona poi non abbia delle paure, anche perché in questo momento la paura da contagio è altissima, no? E quindi essere voi a cercare di tutelare in prima persona questo è sicuramente essenziale, magari facendolo anche riferimento prima, cioè nell'informare il vostro cliente e chi accoglie a casa di tutto quello che voi cercherete di fare affinché tutto venga fatto in sicurezza e poi prodigarvi per farlo anche dal vivo, in modo tale da lasciare quanto più possibile tranquillità nell'altro, cioè lo faccio, ma so che lo faccio in un contesto completamente protetto e tutelato. Questo è molto importante. Ok. Gerardo, sì. Gerardo, in merito sull'argomento, ti dico cosa è consigliato negli Stati Uniti, ma non adesso che di questa emergenza sanitaria, sì. Anche prima. Cioè, certo. È consigliato di fare l'appuntamento chiedendo ai proprietari, che ormai lo sanno, diciamo, è abitudine, di non essere presenti all'appuntamento, perché dice che è molto importante quando si visita un appartamento che l'acquirente, che lo viene a visitare, abbia il contatto con la casa, abbia il contatto con osservi la casa, ma non con all'interno i proprietari che è loro, è la loro casa, perché non la cominciano a sognare come propria, perché ci sono lì presenti i proprietari con le loro emozioni, certo. con le loro sì, certo, con le loro resistenze naturali, ci mancherebbe. Quindi, potremmo estendere questo consiglio anche in tempi di emergenza. Guarda, sacrosanto, questo è un buon suggerimento. Allora c'è Giovanni Carleo che, tornando al tema della visita a distanza, dice, Giochino Celotto, dice: non dimentichiamo che in eventuale mutuo c'è la visione anche da parte del perito dove può constatare eventuali vizi. Gioacchino considera che ci sono diverse banche che proprio stanno
attualmente accettando i virtual tour praticamente come parte della perizia, quindi non mandano più il perito presso l'immobile, ma l'immobile viene visionato dallo stesso attraverso la visita virtuale. Notizia di questi giorni. Ti conferma anche per le operazioni di sviluppo immobiliare. Ecco, quindi insomma siamo avanti. Eleuterio Dato, sempre tornando al tema della visita fisica negli immobili, dice: come visto è piaciuto? Sì, non c'è scritto come visitato è piaciuto, come ci ricorda l'avvocato, ma visto può essere visto anche attraverso strumenti digitali. Floriana, cosa dici? Floriana? Oggi diciamo che internet è come l'autostrada in agosto. Il punto è quello che dicevo prima, cioè... sì, infatti. Come quello che dicevo prima, in realtà gli istituti fondamentali non sono cambiati. È chiaro che andrà a cambiare l'interpretazione, come tu prima hai fatto giustamente un gioco di parole, ma è un po' la sostanza di quello che ci prepariamo a vivere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. È cambiata la sostanza e l'interpretazione della normativa giuridica, quindi quello che prima era visto e piaciuto perché si supponeva che fosse stato visitato, come giustamente veniva anche osservato prima, nel caso di immobili comprati tra virgolette sulla carta non c'è mai stata la visita previa dell'immobile, quindi si intende come visto e piaciuto il progetto, il rendering, la rappresentazione che ne viene fatto. Non è molto differente di quello che succede con il virtual tour. Certo, ok, quindi chiarissimo. Le garanzie di legge, torno a dire, rimangono sempre pur sempre operative, però visto e piaciuto in questo senso può essere inteso proprio come l'hai detto prima tu, quindi anche visitato e piaciuto. Grazie. Allora, Roberto, invece, torniamo un attimo sul tema digitale. So che come FRIM state per lanciare un'app dedicata agli agenti immobiliari e dedicata alla generazione di contatti, di lead. È un'app che consentirà al privato di interagire con l'agente fissandosi automaticamente l'appuntamento, ma è anche un'app che consentirà al cliente di assegnare di fatto un rating sia all'immobile e in futuro pare anche all'operato dell'agente. Ce ne vuoi parlare? Sì, è un'app che avevamo in lavorazione anche prima dell'evento Covid. È un'app che si rivolge al mondo digitale, si rivolge alle persone che sono abituate a cercare l'immobile e a volersi fissare l'appuntamento, a vedere i rating, quindi questo tipo di attività, ad avere tutte le informazioni, cioè con il telefonino, riuscire ad accedere a tutto quello che sono delle informazioni operative sull'ambito delle attività. Quindi è un'attività, appunto, il rating sull'immobile e non solo, quando si fissa l'appuntamento, può fissare l'appuntamento dicendo un appuntamento sul posto o un appuntamento video, perché sarà possibile anche fissare l'appuntamento dove l'immobile io lo vedrò attraverso il collega agente immobiliare che glielo farà visitare con la telecamera del telefonino e con i suoi commenti circa la camera, le attività, i metri, il terrazzo, quindi manterrà questo contatto diretto con il cliente. Quindi nella ricerca sempre di nuovi servizi e di target di clienti abbiamo dovuto abbracciare questo target che è un target digitale. Ci sono tanti target oggi che vogliamo far succedere le cose dal nostro telefonino, quindi la visita, l'appuntamento, l'informazione, il rating sull'agente, il rating sull'immobile, perché abbiamo imparato a guardare gli indici di qualità anche con gli occhi degli altri clienti. Beh, questo è interessante. E c'è un altro aspetto di cui volevo parlare, quindi tecnologia sì, ma siamo in un momento in cui il tempo avrà sicuramente un valore superiore rispetto al passato e anche accelerare, diciamo, il tempo, il numero di compravendite è importante, quindi tornando al modello agenziale, no? Avremo tanti agenti immobiliari singoli con maggiore difficoltà anche a lavorare in questo tipo di mercato un po' più complesso. Secondo te, e so che veramente sfondo una porta aperta, che ruolo potrà giocare finalmente la collaborazione tra agenti?
La collaborazione tra gente giocherà un ruolo importantissimo. Questo è un momento in cui suggerisco a tutti i colleghi agenti immobiliari di aderire alla rete della propria categoria, quindi entrare nella rete della collaborazione, utilizzare al meglio questi strumenti informatici. Sono strumenti che non è un qualche cosa che personalmente ho avuto modo di viverlo visitando negli Stati Uniti l'MLS, gli agenti immobiliari e l'operatività. Ha portato fuori la categoria degli agenti immobiliari dopo la grande crisi del 29. Ci sarà un motivo che il 98%, 99%, e tu lo sai benissimo, Gerardo, gli agenti immobiliari americani sono sull'MLS, aderiscono all'MLS, rende la categoria più forte, rende il singolo collegato a una rete e si presenta sul mercato come un insieme di operatività. I dati sono in mano agli agenti immobiliari, le informazioni sono in mano agli agenti immobiliari. Forse questa crisi ci darà ancora una spallata per farcelo capire e per correggerci nella posizione giusta nell'ambito dell'attività. È l'unica maniera che la categoria, non il singolo agente, che qui non riguarda solo il singolo agente, qui stiamo parlando di tutta la categoria dell'agente immobiliare, forse è l'ultima possibilità che abbiamo di raggrupparci per rendere forte questa categoria e per resistere a tutte quelle che sono gli attacchi innovativi del mercato. Certo. Tecnologici che ne subentreranno, e questi sono solo la punta di un iceberg di quelle che avremo modo di dover affrontare andando avanti negli anni. Abbiamo abbattuto anche la tecnologia ha abbattuto anche l'ultimo baluardo che era prerogativa dell'agente immobiliare, la valutazione. Ormai la valutazione, noi abbiamo ottimi strumenti di valutazione che facciamo fare direttamente al cliente, ma la sappiamo benissimo, la fanno tutti. Quindi adesso non ci è rimasto nient'altro che noi siamo i gestori delle informazioni sul territorio, nelle singole zone. Se sappiamo fare quadrato, la categoria sopravviverà bene. Se non sappiamo fare quadrato, ci saranno dei problemi per la categoria. Figurati per i singoli. Certo, no, grazie. Grazie, guarda, condivido al 100% quello che dici. Allora, ci siamo oltre 200 collegati, le domande stanno arrivando in modo importante. Io quello che chiederei, per rispettare i tempi, perché siamo a 48 minuti di diretta e la tempistica comunque ha il suo senso di essere, chiederei intanto a Lara Zucchini di, come gli altri ospiti, eventualmente inserire diciamo così un suo riferimento nella chat per rispondere a eventuali domande, ma ricordiamo un sito web attraverso il quale entrare in contatto con te e con Wow Experience. Sì, allora, per entrare in contatto direttamente con me su www.larazucchini.com, qua anche se hanno bisogno di domande, questioni, io sono disponibile, si scrivono nel contact form, direttamente mi arriva la mail. Invece per vedere anche dei video della Wow Experience e per capire un pochino di più di cosa si tratta, sul sito di Luca Mazzucchelli sono disponibili 5 video gratuiti per poter vedere un po' di che cosa si tratta e come poterlo applicare anche alla vostra attività. Perfetto. Lara, grazie. Floriana Branca, allora Floriana, qua continuano ad arrivare commenti e alcune richieste anche sulle modalità, no? Sulle clausole, sui comportamenti che un cliente può avere rispetto poi all'operato dell'agente immobiliare. Io ti chiederei intanto poi di seguire questa chat e magari mettere su Facebook i commenti e le risposte che potrai dare, ma ricordiamo anche a chi ci segue come contattarti. Sì, allora potete contattare direttamente scrivendo alla mia mail, che è studiolegale.florianabranca@gmail.com. Potete appunto scrivermi una mail con le vostre domande, anche okay. Perché chiaramente ogni tipo di situazione, ogni tipo di circostanza, per poter avere una clausola ad hoc, visto che comunque, ripeto, siamo in una situazione molto particolare, la clausola va ragionata e studiata in relazione poi alle circostanze del caso, alle necessità delle parti, anche in relazione poi eventualmente ai termini, come abbiamo detto prima, da inserire per la visione dell'immobile, e il discorso molto importante, altrettanto importante, del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare in caso di risoluzione del contratto per provvedimenti dell'autorità legislativa. Quindi vi invito comunque a formulare la vostra osservazione ed eventualmente a scrivermi chiedendomi delle consulenze su questioni pratiche e ad hoc.
Tu mi autorizzi comunque a inserire la tua mail nella chat? Sì. Assolutamente sì. L'hai detto davanti a 200 persone, quindi io lo faccio poi. Va bene, grazie, grazie Floriana. Grazie. Roberto Barbato, allora tu ti sei portato la clac da casa perché qui sono tutti quanti esaltati da quello che hai detto, quindi attraverso la rete faremo la pesca grossa e non andremo soltanto con la canna da pesca singola verso i clienti, uniti si vince, insomma sono tante cose positive, sei un grande ispiratore. Ricordo per gli agenti che volessero entrare in contatto con Roberto Barbato il sito web frim.com, che qui inserirò in chat, per poter ottenere eventuali informazioni anche su come approcciare questa rete agenziale e i servizi che Frim mette a disposizione. Roberto, ti faccio fare un'ultima battuta prima di chiudere. Sì, un'ultima battuta, mi rivolgo, visto che il 4 le agenzie ripartono, gli agenti immobiliari ripartono, mi fa piacere dire che allo scopo di coinvolgere tutti gli agenti immobiliari nell'attività c'è un progetto per l'adesione all'MLS. Abbiamo fatto, visto che abbiamo qui anche l'avvocato, abbiamo fatto un contratto di coinvolgimento anche per chi meno conosce oppure ha le sue diffidenze, un contratto con una clausola soddisfatto rimborsato. Entra in MLS, se non farai una collaborazione, se non avrai un coinvolgimento collaborativo nell'ambito dell'attività, il prossimo anno te ne viene rinnovato di nuovo un anno di contratto, perché è importante che entriamo e cooperiamo tutti insieme, che ci muoviamo tutti insieme. Benissimo, allora io ringrazio tutti gli ospiti intervenuti, sia i guest che sono qui sullo schermo, sia gli oltre 200 agenti immobiliari collegati. Vi auguro insomma di ripartire con prudenza, ma alla grande, poi dal 4 in avanti, e noi ci vediamo invece giovedì prossimo, sempre sulla fanpage gerardopaterna.com, per una nuova live. Ci saranno due ospiti particolari. Parleremo di comunicazione, di come mettere a frutto il web per avvicinare in modo spontaneo, far avvicinare in modo spontaneo i clienti, con due personaggi veramente, veramente interessanti che non potete perdere, ma ve ne darò poi notizia nei prossimi giorni. Nel frattempo vi saluto e vi auguro tutto il meglio. A presto. Arrivederci, complimenti a tutti. Anche a te, Gerardo. Grazie, grazie, ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci.